Paolo VI è il Papa del dialogo. Paolo VI, protagonista in Concilio e del Concilio Vaticano II, è stato il Papa che, con la ricezione ecumenica del Concilio Vaticano II, ha aperto prospettive completamente nuove a quella che era la partecipazione della Chiesa Cattolica al movimento ecumenico. Indubbiamente, come lo stesso Papa amava ricordare, il Vaticano II era stata una scuola. Per lui, come per tanti altri, di ecumenismo. Ma Paolo VI aveva dentro di sé un'attenzione per il cammino ecumenico inteso come la necessità della conoscenza, come prima fase di dialogo degli altri cristiani. Aveva dentro di sé questa attenzione fin dai suoi primi anni romani. Come non ricordare i corsi che lui preparava e condivideva con i giovani studenti universitari sugli altri cristiani, su coloro che in quegli anni si diceva essere fuori della chiesa ma in ricerca della chiesa. Certo, in quei corsi risuonavano le parole, le istanze, i progetti che tanti cristiani in Europa e nel mondo cominciavano a costruire e coltivare negli anni venti e che avrebbero poi portato attraverso delle vicende molto particolari all'istituzione del Consiglio ecumenico delle chiese nel 1948 ad Amsterdam e poi, e poi anche a Roma nella Segreteria di Stato. Ebbe modo di seguire progetti e iniziative che erano state pensate negli anni del pontificato di Pio XII per aiutare coloro che erano fuori della Chiesa cattolica a ritornare nella Chiesa cattolica, per usare una terminologia così alla moda negli anni 30 e 40 in alcuni ambienti della Chiesa cattolica e quando a Milano venne chiamato da Pio XII ad assumere la responsabilità dell'Arcidiocesi di Milano oltre che seguire quella che era la prassi richiesta, ma non così diffusa, cioè di dedicare almeno una settimana dal 18 al 25 gennaio per una preghiera per la conversione di tutti all'unità della Chiesa, oltre a questo L'arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini, seppe coltivare rapporti personali, seppe organizzare incontri, proprio nella direzione di cercare di conoscere sempre meglio i cristiani, quelli che sarebbero poi diventati durante il Concilio i fratelli separati e poi dopo il Concilio i fratelli e le sorelle in Cristo. Certo, questa lunga preparazione si potrebbe dire al Concilio Vaticano II fece sì che il tema dell'unità della Chiesa entrò subito nelle priorità di Papa Paolo VI. Annunciò ai Padri Conciliari il suo desiderio di compiere un viaggio, un viaggio ecumenico là dove il cristianesimo era nato, e nel gennaio del 1964 si recò in Terra Santa per tornare alle origini del cristianesimo, a quella unità nella diversità, così come era raccontata e descritta al Nuovo Testamento, che per Paolo VI era il modello a cui i cristiani dovevano guardare, a cui la Chiesa cattolica doveva ispirarsi nel promuovere un'unità che superasse le divisioni senza... Prendere scorciatoie, ma in una prospettiva di vivere appunto quel modello neotestamentario che univa i cristiani nella missione. E quel viaggio, che di per sé, fin dall'annuncio, assunse un valore eh, profondamente ecumenico e che pesò nei lavori del Concilio, perché quando quel viaggio venne annunciato, lo schema di ecumenismo, quello che sarebbe poi diventato il decreto. Unitatis di integrazio era ancora in fase di elaborazione, aveva ancora tanti punti interrogativi. Quel viaggio, che era quindi ecumenico fin dall'annuncio, lo divenne ancora di più perché in quel viaggio, in quel pellegrinaggio in Terra Santa, Paolo VI incontrò e abbracciò il patriarca ecumenico di Atenagora, cioè, dette inizio a quella lunga serie di incontri personali pubblici che dovevano così tanto segnare il suo pontificato. Accanto a una riflessione teologica necessaria che Paolo VI incoraggiò, per Paolo VI erano fondamentali i segni, i gesti di unità, di reciproco riconoscimento che portarono, nel caso dei rapporti fra Roma e Costantinopoli, conflittuali quando se non gelidi e disincantati per secoli, portarono, a poco più di un anno da quell'incontro in Terra Santa, alla conclusione del concilio l'8 dicembre del 1965, alla reciproca rimozione delle scomuniche tra Roma e Costantinopoli. Era un passo, non era il passo per la piena comunione, ma era un passo nella direzione della costruzione di una nuova prassi, di una nuova vita di rapporti tra cristiani. Si rimuovevano le scomuniche, si cominciava a riconciliare le memorie, portando avanti anche un dialogo teologico nella carità per vivere Cristo insieme nella società. Ma l'incontro con la Tenagora è stato solo il primo di una serie di incontri ufficiali che ha portato Paolo VI a aprire tanti dialoghi bilaterali tra la Chiesa Cattolica, le Chiese, le Federazioni di Chiese, senza mai abbandonare un rapporto privilegiato e fondante con il Consiglio Ecumenico delle Chiese, che Paolo VI visitò nel 1969. Compì cioè un viaggio ecumenico per ricordare a tutti quanto la Chiesa Cattolica doveva al Consiglio Ecumenico delle Chiese, ai pionieri che avevano voluto... Il Consiglio Ecumenico delle Chiese, ma quanto nel riconoscere il ruolo importante e fondamentale di quei pionieri, la Chiesa Cattolica voleva proseguire nella strada della Unità, una strada che però non con con contemplava per Paolo VI l'ingresso della Chiesa cattolica come membro così era auspicato da molti nel Consiglio ecumenico delle chiese e fuori dal Consiglio ecumenico delle chiese non contemplava per Paolo VI l'ingresso della Chiesa cattolica come membro nel Consiglio ecumenico delle chiese a questa posizione enunciata da Paolo VI dialogo nella fraternità confronto teologico, ricerca di ogni forma di testimonianza comune, i suoi successori sono rimasti profondamente fedeli, declinandolo e arricchendolo alla luce dei segni dei tempi. E quel viaggio del 1969 di Paolo VI è ritornato nelle parole che Papa Francesco ha voluto usare in occasione del suo viaggio a Ginevra, quando ancora una volta la logica del dialogo, una logica che secondo gli schemi umani, puramente umani e in perdita, è tornata a essere la logica per la quale i cristiani non solo devono vivere, ma devono cercare un dialogo col quale poi essere testimoni credibili della parola di Dio che cambia il mondo nel mondo.